Ciao ragazze, come state? Scusate l'assenza di questa settimana perché, come sentite dalla voce, sono stata molto influenzata, lo sono ancora, però ho deciso di fare un video dove mi preparo, niente di eccezionale, mi preparo con voi, però vi volevo fare un saluto e quindi volevo chiacchierare un po' con voi. Nel frattempo mi preparo. Come prima cosa leggo i capelli, quindi messa la mollettina nei capelli. Vado a coprire un po' di rossori mentre parlo. Cosa mi raccontate? Anche voi questa influenza ha colpito? A me ha devastato. Sono stata venerdì e sabato proprio senza un minimo di voce. Vado a mettere questo correttore della Wet n Wild e vado a mettere il verde su questo frungolo per mimetizzarlo un attimo perché ho proprio. Cioè, esageratamente una guardo anche nello specchio, scusate, mi sono messa allo specchio qua perché sennò per togliere un po' di rossore perché è proprio qualcosa di incredibile e sperando che si copra un po'. Niente, stasera devo scendere, quindi ho detto magari mi preparo con le ragazze, mi fanno un po' di compagnia e metto anche un po' qua così tolgo questi rossori. E così vi faccio vedere che sono viva. Perché se lo stessi chiedendo. Sta pure chi dice a me che me ne frega, però. Vabbè. Ah, una notizia sconvolgente. Ho iniziato la palestra. Non mi ricordo se l'avevo già detto. Vabbè, dieta e palestra. Quindi potete immaginare come sto, diciamo. Allora, una volta passato questo sulla parte dei rossori, vado a mettere questo correttore della Revlon. Già ve lo feci vedere l'altra volta, se non sbaglio. Quindi puscio e lo vado a mettere in questa zona. Che ho degli occhiali, ragazzi, perché sto dormendo anche pochissimo, perché nonostante sia stata male, sono dovuta andare lo stesso al lavoro, anche senza voce, diciamo. Quindi non potete capire come sto. Sto un po' così. Prendo la mia Beauty Blender. Grazie, amore. Te lo mette mamma. Ginevra che si vuole truccare. Mettiamo un po' di rossetto. Vieni. Mettiamo anche mamma il rossetto. Metti tu. Brava! Ora mettilo tu, non così forte fuori. Vai, metti. Piano piano. Bravissima! Ecco, anche Ginevra si è truccata. A lei piace tanto truccarsi, vero? Ora vado a prendere la mia mini Beauty Blender, questa qui proprio per il correttore, e vado a metterla. Ah, comunque vi stavo dicendo che ho iniziato la palestra. Ma non perché, vabbè, lo so che ormai è tardi per la prova costume, ma perché ormai mi sono decisa di muovere un po' il metabolismo, perché nonostante facessi la dieta, non dimagrivo. Non so quanti di voi vi è capitato, ma dopo la gravidanza al mio metabolismo è andato un pochino a farsi benedire, diciamo. E quindi ho deciso di fare questa cosa. Però è faticato, devo dire la verità. Mi posso imbrogliare con qualche esercizio e tutto perché essendo una persona che c'è una persona che mi segue devi fare basta. Comunque, con i miei ritmi, con il mio lavoro, con tutto è un po' complicato, però vabbè, si fa, non è che speriamo soltanto di vedere i risultati nonostante questi sacrifici. Vabbè. Ora cosa metto, ragazze? Non mi voglio truccare in modo pesante, non so se mettere il fondotinta, forse solo un po'. Voi che cosa dite? Lo metto o non lo metto? Lo metto o non lo metto? Allora, come fondotinta sto usando questo qua della MAC NW25, come colorazione, ma una cosa minima proprio, giusto per darmi sempre una parvenza umana, come dico io. Avete già pensato alle vacanze, a cosa fare in vacanza, come dove andrete, cosa farete di bello? Dove andrete?
cosa farete? Noi andremo in ferie a luglio e 4 giorni penso che andremo a Gardaland. Qualcuna c'è stata, però penso di fare anche qualcosa, di vedere anche un po' Verona, perché essendo che sono 4 giorni, non staremo ovviamente 2 giorni, saremo al parco e 2 giorni abbiamo intenzione di vedere Verona. E quindi volevo sapere anche qualche consiglio da voi, cosa è possibile vedere, qualche posto dove mangiare. Volevo sapere qualche consiglio, qualcosina, perché non l'ho mai vista e quindi ho detto, visto che ci troviamo là, ma perché non andare a visitare anche Verona? Poi metto un po' di cipria, sempre questa qui, questa mia della Guerlain. Mettiamo il paint pot sempre questo qui della MAC. Soft ochre sulla palpebra in modo da uniformarla. Ecco qua. Bene. Vedete anche tutte le piccole vene, le cose si uniformano e quindi forma. Si può fare anche col correttore volendo, non c'è bisogno per forza di questo, oppure con un ombretto chiaro andate a uniformare tutta la palpebra. Ho pensato anche di fare qualche video sugli outfit curvy, ma secondo voi, sarà una batosta? Perché ci saranno molte critiche, cioè, nel senso, perché mi piaceva l'idea, perché qua ci si vede soltanto outfit di persone magrissime, ma persone tra virgolette normali in carne, cioè tipo me dopo una gravidanza, dopo qualcosa, non ci sono. So che questa cosa, questi tipi di video possono portare molto critiche, però vabbè, a me non è che interessi tanto. Però non lo so se vi possono piacere questa tipologia. Andiamo a utilizzare la Too Faced Just Base Matte. È la prima volta che la utilizzo perché non ho avuto occasione. Sono stata male, sono stata sempre al lavoro. Quindi fate un po' voi. Guardate quanto è bella. Ci avrò fatto vedere un altro video. Cioè, è bellissima, ragazze. Bellissima. Mettiamo, vado a mettere questo su tutta la palpebra. Ah, comunque vi stavo dicendo, cosa farete? Avete idee? L'altra idea invece era di andare in un villaggio una settimana per Ginevra. L'unica cosa è che lei a luglio avrà 2 anni e 9 mesi. Quindi diciamo non hai 3 anni che compirà ad agosto per entrare nel mini club. Quindi nel club dove svolgere le attività. Ma a voi vi è mai capitato con i bambini? Li fanno fare lo stesso attività per i bambini di 3 anni? Ce la fosse anche pagando, la fanno entrare lo stesso nei mini club? Sono un pochino le cose che mi preoccupano, perché lei, vedendo poi altri bambini che fanno le cose e lei non potendole fare, mi va in crisi, perché mio marito dice andiamo nel villaggio, ma se non la prendono perché è troppo piccolina, cioè è troppo piccolina, ha 1 mese in meno rispetto agli altri, e non so lei come possa reagire. Quindi questa cosa mi ferma un po'. Fate sapere se anche voi vi è capitato con bambini piccoli di andare, come quale attività hanno fatto, cioè bambini piccoli nel senso poco meno di 3 anni, se siete andati in villaggio, cosa è successo, insomma. Lo so, non è niente di che, però sono preoccupazioni da mamma, le solite cose che le mamme si fanno, si preoccupano. Ah, poi vado a mettere peach butter. Aspettate, mettiamo così, questo colore qua. Sotto l'arcata lo vado a mettere. Allora, mettiamo un pochino con colore nella piega in modo da scurire un poco questa zona qui, questa V, facciamo una V, un tipo V. E mettiamo un colore caldo, vediamo, proviamo questo, va? Questo peach punch. Certo che con l'estate, per l'estate questa palette con l'abbronzatura è proprio
Secondo me è bellissima. Ora lo vado a sfumare, non è che lo lascio così. Voglio fare vedere, faccio una specie di V. E sfumiamo verso l'interno. Metto un po' di questo, Just Peach. Nella parte centrale. Prendo questo pennello e vado a mettere questo colore peach, meringhe, mamma mia, cacciano odore, e lo metto nella prima parte. Ora prendo la matita nera, questa è della Natural Kajal della Benecos, la metto all'interno dell'occhio, anche nella lima interna superiore. E poi vado di mascara. Metto prima questo della Givenchy per rinforzare le ciglia. Prima del mascara. L'ho fatto in questo modo, vedete. Poi prendo questo mini size della Douglas mascara e lo mettiamo. Ovviamente questo è come mi preparo io, non voglio insegnare niente a nessuno. Io sono soltanto un amante del trucco. Che compra trucchi da sempre, quindi non sono una makeup artist e tutto. Questo è come mi preparo io. Cosa si è rotto, amore? Oh, ma l'ha decapitato. Ragazzi, è decapitato a io. Eccolo. Questa è tornata la testa. Anche questa? Va bene. Tieni, amore. Eccoletto. Eh no, amore, non lo devi rompere però. Dai. Scusate. Ginny, non li rompere, mamma. Tieni. Non le devi togliere la testa. Va bene. Andiamo un altro poco di mascara. Io adoro, per esempio, le extension alle ciglia. Le farei sempre. Le ho fatte 3 volte. Non ora, ovviamente, negli anni l'anno scorso. Però il fatto di stare lì 3 ore ferma, immobile. Guardate, una cosa proprio che nonostante io le adori, perché le adoro, però mi frena molto. Ok, ora metto un po' di blush da questa palettina della Revolution che mi arrivo con la My Beauty Box. Se non erro, pennellone, mettiamo un pochino di blush. Sto mettendo questo color che non vi so dire colore, però questo. Allora, poi come rossetto metto questo lip gloss. Ginevra, non ti sento, mamma. Questo lip gloss della Sien. Che stai facendo? Mi piace. Questo è della Sien, il numero 14. Nude Mauve, Nude Malva. Questo è tutto il trucco. Spero voi mi avete tenuto compagnia. Spero di avervi tenuto compagnia. Io cambio Ginevra e scendo. E noi ci vediamo al prossimo video. Spero di girarlo presto. E quindi niente, vi mando un bacio. Se vi fa piacere, come sempre, commentatemi, fatemi sapere le cosine che vi ho chiesto. Se vi fa piacere, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina in modo da essere aggiornati sull'uscita dei nuovi video quando riuscirò a pubblicarli. Quindi niente, buona serata, mando un bacio e alla prossima. Ciao ciao!